Quella della neurologia, un tema molto molto interessante. Oggi si sono approfonditi in particolar modo degli argomenti per voi esperti del settore. Che cosa è emerso, professore Baroni? Ma è emerso che bisogna far fronte alle necessità di tempistiche molto rapide. Alcune malattie, in particolare malattie acute come l'ictus, necessitano di interventi rapidi e mirati. E direi che ormai è tempo, e lo possiamo dire, che su tutto il territorio regionale campano c'è una formazione di neurologi in grado di fare questo, di intervenire molto rapidamente sui pazienti con ictus, e hanno anche strumenti. Per esempio la tecnologia, l'elettronica, ma le competenze in particolare per poter aiutare i pazienti in tempi rapidi. Ma esiste nel caso delle malattie vascolari una prevenzione primaria e secondaria. La prevenzione primaria la conosciamo tutti quanti, la dieta mediterranea, il controllo dell'ipertensione, il diabete, una vita salutare. La prevenzione secondaria, cioè evitare altri fenomeni di ictus a pazienti che hanno già avuto problemi cerebrovascolari acuti, bisogna dire di essere attenti, di seguire centri che sono preparati da questo punto di vista, Aversa ne dà un esempio, quindi ambulatori specialistici dove è possibile essere seguiti e capire tempo col tempo quali sono i fattori di rischio da modificare, nonché l'applicazione di terapie sempre più avanzate, tipo farmacologico.